Perché io valgo. Ciao! Allora, ho comprato questo rossetto che ho messo, quindi per favore, se non mi sta bene non mi dire niente. Mi sono convinta, l'ho comprato, sono stata alla MAC, il mio primo rossetto MAC, perché udite udite, a Palermo c'è la MAC, il centro forum, per chi non lo sapesse, il centro commerciale forum, sono stata alla MAC e ho comprato questo rossetto. Per adesso sono in vena di cambiamenti e quindi il rossetto rosso sia. È andata così. Poi però lo faccio vedere perché ho preso qualche settimana fa già il fondotinta nuovo. Mi sono comprato qualche cosa. Allora, haul di Natale. Ho ricevuto dei bellissimi regali, devo dire come al solito, perché da quando ormai chiedo io direttamente, è sorpresa, ne ricevo poche. Dice, ti dia mi gusta la sorpresa, sì, perché certe. Vabbè, niente, dai, che poi c'è chi è. Allora, prima di tutto vi faccio vedere il mio autoregalo. Io mi sono fatta due autoregali, uno non lo faccio vedere, uno sì. Uno non lo faccio vedere per diversi motivi. È questo bracciale qui che ho comprato da una ragazza palermitana, si chiama Alessandra Davi, che io e Monica, cioè che io e Monica, che Monica chiama Alessandra Davi Gioielli, perché Alessandra. Lascio il link nel box info alla sua pagina Facebook e lei fa delle cose fantastiche. Io ho messo gli occhi su gli ex voto. Lei produce proprio gli ex voto, li fa lei, fa tutta a mano lei. È molto molto bravo. Ho preso questo bracciale così a fascia, con questa trama tutta pettonata, tutta coccodrillata, che mi piace da impazzire, veramente tantissimo. Credo avrò pagato una decina di euro, ma sono sicura. Comunque sono questi voti. I voti. Comunque, da Alessandra Devi Gioielli mi sono autoregalata questo bracciale. Poi è tutto lo stesso colore, ho notato questo, è tutto nero e oro, sono stata accontentata. Pezzo forte, mio marito voleva un paio di stivali. Mio marito mi ha regalato gli stivali, li ho visti in un negozio che io adoro. Oddio, non amo tutto di questo negozio perché alcune cose proprio non incontrano per niente il mio gusto. Per il resto, incontra tutto abbondantemente il mio gusto. Hanno degli stivali cosiddetti antipioggia in PVC, bellissimi, uno più bello dell'altro, ma io mi ero innamorata di un paio in particolare e quelli ho preso. Ho capito che 39 nero in tutto il mondo, è rimasto soltanto quello che ho preso io, sono stata fortunata e me li ha regalati mio marito. Mi hanno fatto lo sconto perché io ero già cliente e quindi mi hanno fatto lo sconto. Ma gli stivali, li devo fare vedere gli stivali che stiamo parlando. Ho postato una fotografia su Instagram degli stivali, io li adoro ragazzi. Gli stivali in questione sono questi, sono sporchi perché sono appena tornata, sono questi. Hanno la parte bassa di PVC, la parte alta di pelle e hanno il filino di sopra, cioè il filino, il borro, come si chiama, questa cosa qua sopra, oro, e le borchette. Dovete sapere, a me le borche non sono mai piaciute, però non so perché in questi stivali mi piacevano da impazzire. Allora, io non volevo neanche provarli, devo essere sincera, perché dicevo, no, questo PVC mi fa sudare il piede, mi viene la crema in mezza dita dei piedi. Invece, devo dire, sono interamente foderati in pelle, oggi testatissimi, sono stata al centro forum, al centro commerciale con questi qua, non solo non mi hanno sudato i piedi, ma erano dovuti caldissimi. Vorrei dire io, ha piovuto, non mi sono bagnato ovviamente, ma ci sarebbe mancato. Cioè, se mi bagnavo c'era veramente da ridere. Se mi fossi bagnata. Poi, la mia mamma mi ha regalato due cose, ve ne faccio vedere una, l'altra poi ve la faccio vedere in qualche outfit se qualcuno mi aiuta a fare gli outfit. È tipo un maglioncino di lana di Zara, però da mettere a giacchina, giacchino con gli alamandri. Alamandri? Alamandri. Fili! Si chiama alamandri, bottoni del giacchino. Va bene, lascia stare. Non mi ha risposto subito. La mia mamma ha esaudito un mio desiderio. Ma non perché io le abbia detto mille volte: mi piace quella borsa, mi piace quella borsa, mi piace quella borsa, mi piace quella borsa. Mi ha regalato una borsa Moschino. Ora non ha la fibbiazza dorata messa qui, ma ha il ricamo del logo Moschino. Qui dietro c'è scritto Love Moschino, dovrebbe essere Love Moschino. E questo è il davanti. È così. No,
perché io l'abbia vessata, mi piace quella borsa, mi piace quella borsa, mi piace quella borsa, mi piace quella borsa, ma la mia mamma mi ha regalato questa borsa ed è troppo bella la mia borsa, ecco. Tra l'altro io sono pure contenta quando si riescono a fare dei buoni affari, io per carineria, cioè io so quanto l'ha pagata perché mi ha detto che ci ha fatto un affare, ragazze. Io non lo dico quanto l'ha pagata, ma ci viene la borsa carpista. E quindi è originale, solo che c'è gente che si stanca molto presto delle cose che ha, e quindi va bene così, chi se ne frega. È assolutamente fantastica la mia borsa Moschino nuova, adoro la borsa Moschino, adoro la mia borsa Moschino, proprio le voglio tanto bene. Ciao, sono la borsa Moschino di Annalisa. Palermo, guarda, non ti ho detto se andiamo in giro per il mondo perché andiamo in giro per Palermo, tutta più provincia di Palermo. Ah, possiamo arrivare a Taormina, che mi sa che siamo di matrimonio a Taormina quest'anno, quindi Taormina, ecco il massimo. Va bene, poi mio fratello mi ha regalato, io avevo chiesto un paio di ciabatte in particolare, ma mio fratello non ha capito che Intimissimi è Calzedonia, dovrebbero essere Calzedonia, non sono lo stesso negozio, è andato. Non mi lamento, sto scherzando. Mi ha regalato un paio di ciabatte. Io ho chiesto un paio di ciabatte da Intimissimi e lui mi ha regalato queste. Devo essere sincera, le ho gradite di più, nel senso che sono 1000 volte più caccia. Le avevo messe, ecco. Perché ho il rossetto, sono vestita da sopra, poi ho messo i pantaloni in pigiama. Sono sexy. E queste qua sono 1000 volte più calde. E le preferisco, già c'hanno i peli di Lois. Comunque, un attimo che mi rimetto le ciabatte. Le preferisco perché sono veramente calde, però quelle là di Intimissimi col fiocchettino con tutti i brillantini che io ho regalato a due persone, volevo quelle, ma poi me ne vado a prendere io lo stesso, quelle là, ecco. Mi piacciono, aspetto gli sconti. Come aspetto gli sconti, devo prendere un pigiama da Intimissimi, che mi piace tanto, però 50 euro per ora no. Poi mia cugina mi ha regalato un profumo che io ho agognato per un sacco di tempo, a onor del vero. Ne ho ricevuto pure un altro profumo, ma non ve lo faccio vedere perché ho rotto il tappo, la bottiglia non mi piace. Ci ho rotto quindi la parte bella della bottiglia, ho ricevuto il Miss Dior Cherie, che è uno dei miei profumi preferiti in assoluto, e me l'ha regalato una mia amica, ecco. Sentiva il piacere di farmi questo grande regalo. Sono state successe una serie di cose, ecco, e lei a un certo punto mi ha messo in fortissima difficoltà con questo profumo, perché non costa poco. Infatti non lo volevo accettare, ecco. Sono l'eau de toilette, perché l'eau de parfum non mi piace mai vista. Mi ha regalato quindi il Miss Dior, ma Damoiselle, comunque il Miss Dior. Però mi è caduto il tappo e si è frantumato in 2000 pezzi, e quindi ho solo la bottiglia senza il tappo. Quindi è quel profumo, il Miss Dior, l'ho agognato, per queste cose non si agogna niente, però mi sarebbe piaciuto averlo, ma già da un bel pezzo. Mia cugina invece mi ha regalato un profumo che io adoro, ed è Burberry Il The Beat, che è questo. Questo dovrebbe essere il 100 ml, no, infatti è il 50 ml, che è il The Beat. Il The Beat su di me cambia totalmente fragranza, esattamente come il Miss Dior, cambiano totalmente profumo. Per il principio che il pH della pelle ci fa cambiare tonalità di profumo, le cose random, per mantenere alta l'attenzione. Per esempio, a me piace da impazzire il Light Blue di Dolce & Gabbana. E ho avuto la possibilità di prendere pochissimo, perché io non lo so se nelle vostre città, cioè qui per qua. Il Miss Dior, io lo so da dove arriva, non è costato 100 e passa euro, ecco, arriva da Profumondo, che praticamente li vendono al 50%, vendono i profumi al 50%. Quindi tempo fa io avevo avuto la possibilità di prendere il Light Blue a, mi pare, 25 euro, però io non l'ho preso perché in passato me lo avevano regalato, però mi hanno regalato il 30 ml. Su di me fa schifo, fa proprio schifo. E invece, al contrario, tu i profumi Burberry, tutti, perché io mi quando entro la Sephora, Limonia mio, mi profumo tutta, proprio viene da vomitare a starmi accanto. I Burberry sono gli unici che mi fanno buon odore, gli unici. È questo Miss Dior, devo essere sincera. Il The Beat io ho usato per una vita, il Brit, il The Beat.
mi sta pure una favola e su di me cambia totalmente profumo. Tanto che le mie amiche mi chiedono sempre: ma che profuma? Lisa, quando passi lasci la scia, ma che profuma, che profuma, che profumo? Lo faccio odorare alla bottiglia e dalla bottiglietta è esattamente un altro odore. E tutti mi dicono sempre: perché su di te fa questo buon odore? Perché per il principio che i light blue su di me sa di pepe e cozze e gusci di gamberi lasciati sotto il sole per una settimana, il Barbary Beat mi sta bene. Poi mia zia, la mamma della cugina che mi ha regalato quello, mi ha regalato la canonica. Io chiedo ogni anno sempre la stessa cosa e lei mi ha detto: quest'anno quando ti stanchi dimmelo che cambiamo regalo. Mi ha regalato, aiutatemi, ci sono, la Kit Bag di Luigi, che è questa. Io ovviamente nera, che non già l'anno scorso lo sabbia, ragazzi. Ah, diciamo vero. Nera con le impunture oro, che scusami se poco, stanno bene con gli stivali. No, allora specchietto, tu devi stare in questo modo. Qua dentro c'è un inutilissimo specchietto. Comunque questa è la borsa, ma io credo che tante abbiamo ricevuto questa borsa, perché ho visto le fotografie su Instagram. Tra l'altro pure Valentina, siamo amiche pure nella borsa, io e Vale. Ragazze, quanto voglio bene io, Valentina, voi non avete neanche idea. Max, la regina. E dentro c'è questo inutilissimo specchietto che non c'era niente, c'è un rossetto nuovo. Ah, per la prima volta nella mia vita. L'altro. Sì, l'altro ieri, poco fa, ma l'altro ieri. Niente, dico cose. Ho tolto, avevo un po' di rossetto nei denti. Ma perché ho messo questo rossetto? Secondo me, però, un po' ha perso colore, perché era. Beh, considerato che l'ho messo. Sì, Cocco! Che ora è? Le 10. L'ho messo, sì, l'ho messo io alle 6. Quindi 10, 6, 7, 8, 9, 10, 4 ore si può fare, dai. Ha cambiato leggermente colore. Questo è quanto. Poi papà mi ha regalato soldini. Bravo papà che mi ha regalato i soldini. And that's it. Io credo. No, non mi dimentico niente. Questo. È tutto nero. Pure le ciabatte nere. Tutto nero, tutto nero. E volendo, questo non è nero, ma mi si confà. Evviva l'allegria da queste parti. Ragazza, a me piace, io non ci posso fare niente. Vabbè, lo faccio vedere che mi sono comprata. Tanto a questo 12 minuti non ci arriva quasi nessuno. Alla fine del video mi sono autoregalata il collo di Ecopelliccia di Luigi. Che viene così, ecco, che me lo sono tolto per fare il video, l'ho tolto perché, anzi, per ora veramente una dice una cosa, mi mangiano, sai, c'hanno con me. Da quando qualcuno ha messo in giro certe voci sul mio conto, che solo voci sono, per cui io non me le discuto, perché significherebbe cadere a certi giochi. Va bene, comunque questo qua lo metto sopra il cappotto, obviously. Però poco fa l'avevo messo ancora. Ed è così. Vabbè, comunque a me piaceva, me lo sono comprato. Mi autoregalo di Natale perché vengo da mesi molto tosti. Ho detto: no, ma vaffanculo, mi compro una cosa. E basta, che voglio dire. Bellissimi regali di Natale, ma veramente grandiosi. Veramente, veramente belli. Detto questo, buon Natale, perché non sono arrivata. L'avevo fatto il video con gli auguri di Natale. L'avrei voluto, l'avevo fatto domenica sera. Lo dovevo caricare lunedì, ma giusto perché io ho preso un giorno di riposo per riposarmi un poco. Credo di aver fatto tutto tranne che riposarmi. Non ho avuto il tempo, ho avuto una cena perché la cena l'avevo organizzata io, però un pranzo improvviso e quindi ho cucinato sia per pranzo che per cena. Mi sono un po' confusa, arenata in me stessa, ma ce l'ho fatta e ho fatto come al solito bella figura, perché una cosa mi viene bene che cucinare, tutto il resto faccio proprio schifo. Non ho avuto veramente il tempo di sedermi al computer e caricarlo, quindi auguri di buon Natale in ritardissimo, chiedo scusa, ma poi io che mi sento un po' il presidente della Repubblica, faccio il proclama di fine anno, sempre con il rossetto rosso. Ora metto solo il rossetto rosso perché per quanto è costato me lo devo mettere tutti i giorni. E che le stelle siano con voi. No, ma proprio. Giusto, giusto.